un esercito composto da 25 autocompattatori, tutti messi in fila davanti il municipio di Scicli. A guidarli questa mattina erano i Netturbini, non pagati da metà ottobre, che rischiano adesso di perdere anche il mese di novembre, di dicembre e la tredicesima, e che adesso promettono questa ed altre manifestazioni spontanee ed eclatanti. La situazione che il comune, la ditta si aveva preso un impegno per noi e non hanno portato a termine, e quindi è successo tutto questo. E ancora può succedere di più. Meglio che lo sanno, è di brutto, perché andiamo a passare Natale con la famiglia tutta. E quando si prende un impegno si va a morire. Come lo manteniamo noi? Come manteniamo noi tutte le mattine. Quello che sta per arrivare sarà per loro un Natale fatto di stenti, perché il comune di Scicli ha rotto con la ditta che gestisce i rifiuti e la stessa non potrà più garantire quindi le paghe arretrate. Un comune dove in questo momento a governare è nessuno, un comune senza sindaco né commissario. È un'iniziativa spontanea che è nata dai lavoratori. Questa è la disperazione dei lavoratori che a seguito degli impegni disattesi da ambe le parti, cioè comune e impresa, in cui avevano promesso ai lavoratori di pagare entro il 15 il saldo di ottobre, la mensilità di novembre e la tredicesima, oggi ci ritroviamo con la novità che non ci sono soldi per questi lavoratori. C'era una promessa della parte dell'azienda in cui giustamente il giorno 15 c'era la liquidazione di ottobre, novembre è il 60% della tredicesima. Purtroppo questo oggi non è avvenuto, giustamente, perché l'impresa dice che il comune, purtroppo anche Scicli, è disastrato, che manca questo commissario, e giustamente non sono stati fatti questi promessi presi in impegno. Ma il problema dei rifiuti non riguarda solo la situazione economica dei Netturbini, ma anche il conferimento in discarica. La discarica etnea di Motta Sant'Anastasia ha infatti chiuso per l'ennesima volta i cancelli a tutti i comuni iblei morosi, e Scicli è proprio uno di questi. I rifiuti per ora si accumulano da 5 giorni dentro gli autocompattatori e tra non molto riempiranno anche le strade. Anche per questo, nelle ultime ore, la città è insorta e proprio domani mattina il Consiglio Comunale si riunirà in assemblea straordinaria.